Buonasera a tutti, benvenuti a questa, questa bellissima e per noi unica eh, occasione. Proiettiamo film, facciamo discussioni di film da diversi anni. Eh, non è la prima passion, passione che facciamo vedere, ma secondo me è la più, la più giusta, la più bella, la più importante. Ma per un altro motivo... Sono molto felice di accogliervi stasera perché abbiamo il film, la creazione, la creatura e abbiamo il creatore del film, il regista Giovanni Colombo. Bene, veramente un piacere avere con noi. Veramente un piacere avere con noi al nostro regista del Re. Sul re, Giovanni Columbu è una persona che ha capito molto bene il senso dell'estetica del cinema perché è andato oltre a quel contenitore culturale che prende la bellezza come un aspetto molto più profondo e quindi io. Ho avuto eh, l'impressione che, che lui eh, con questo film eh, ha voluto raccontare eh, quella profondità teologica che c'è nella figura anche di Gesù. Però un Gesù molto umano come voi avete visto nel film. Ma io passerei subito alla prima domanda. Eh, lei nel suo film mh, diciamo che nasconde la violenza o diciamo che non è il punto focale, come piuttosto è successo nel film di Gitson. Nel film di Gitson vediamo eh, una violenza estrema, sputi, sangue, eh, flagellazione. Vediamo il personaggio di Gesù eh, in continua sofferenza, ma una sofferenza che alla fine non, non comporta diciamo, eh, una, una Pasqua, una Resurrezione un amore risorto. Quindi lei invece va contro tendenza, perché questa scelta? Beh, eh, si inserisce questa scelta in una predilezione da parte mia per un certo cinema. Io direi che eh, esistono a grandi linee due tendenze nel cinema. Una è volta a mostrare e eh, quel momento culminante dell'azione dell o del dramma che viene mostrato e che è nel, nel gergo cinematografico utilizzato soprattutto nelle, nelle, nelle sceneggiature, viene indicato come il climax, cioè il momento apicale, ecco, quello in un certo cinema corrisponde al momento in cui l'inquadratura si fa più ravvicinata mostra ancora meglio, in dettaglio, quel che avviene. E in quel momento anche c'è spesso musica che esalta ulteriormente questo culmine drammatico, dinamico, espressivo. Lo spettatore vede, ascolta e quel cinema dice allo spettatore, most, mostra e dice allo spettatore che cosa lo spettatore deve provare. Lo spettatore sa da questo tipo di cinema, che è un cinema diciamo, forse quello più diffuso e consueto, che in quel momento lo spettatore dovrà avere paura o dovrà uh, avere orrore o essere contento a seconda del contenuto della scena. C'è un altro cinema che io invece eh, trovo più interessante per me e che non dico che sia meglio, ma che è quello che tendo a seguire. È che Usa un criterio opposto, ovvero nel momento di quel culmine, che eh, dicevamo, indicavamo come il climax, il momento apicale dell'attenzione, nel momento in cui, ad esempio, ci può essere una violenza, anziché mostrare il sangue anziché mostrare la ferita, anziché mostrare il corpo di chi subisce o infligge la violenza, la, lo sguardo si sposta, va, come si dice, fuori campo, oppure va sui piani d'ascolto. E proprio in coincidenza con questi momenti si crea ancor più silenzio. Perché lo spettatore, proprio in quei momenti, è importante che senta anche il proprio respiro, se possibile, che senta anche i battiti del proprio cuore. In quel momento, lo spettatore. Che non vede quello che si sta raccontando è chiamato a immaginare, è chiamato a ritrovare dentro di sé quello che il, il film non mostra e a completare quindi col proprio concorso, con una propria elaborazione, quella scena. Infatti Grazie. quella. Quella ricostruzione che deve fare il, il pubblico del, dell'opera. Eh, penso che per un regista che ha lavorato con attori non professionisti è una grossa sfida. Eh, infatti lei ha usato gli attori eh, che vengono da una, da una, eh, da una clinica psichiatrica. Potrei spiegarci anche questa, questa sua scelta di usare attori non protagonisti? Beh, eh, io ho sempre eh, avuto una particolare simpatia per eh, gli attori non professionisti, eh, un po' perché eh, in Sardegna ho lavorato, io sono sardo e ormai da anni... Eh, ho adottato la Sardegna come eh, posso dire il, come il mio teatro, cioè non il mio esclusivo, ma come un teatro che amo, che mi piace, eh, di cui eh, conosco oh, gli sfondi, i paesaggi e di cui ho una certa conoscenza anche degli interpreti possibili. Devo dire che eh, in Sardegna però non escludo che sia, eh, questo sia ci, si trovi uh, ugualmente altrove, anzi ne sono convinto. Ecco, le persone sono molto schiette, eh, sono, portate a, 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 sono molto portate alla recitazione. Eh, direi che <ride> le persone sono anche un po' a prova uh, di, dei cattivi registi. Cioè eh, se il regista a volte sbaglia, a me capita ovviamente tante volte, eh, magari di chiedere qualcosa che non va bene, che non, è, che, non è, che non è giusto chiedere, che non è giusto, che non, che, che non, che, eh, che, che non, non funziona diciamo. Ci pensa l'attore ad aggiustare perché è l'interprete che fa comunque qualche cosa di buono. Però in Sardegna c'è anche una notevole tradizione orale. C'è diciamo, storicamente una carenza di cultura nella tradizione scritta, ma c'è una grande ricchezza nella tradizione orale. E nel racconto, questa è una cosa che io sempre ho sempre notato fin dall'inizio, lavorando in Sardegna, Uh, le persone eh, non si limitano appunto quando raccontano a esporre un fatto, lo recitano. Cioè, e eh, eh, se c'è un dialogo quasi fanno, recitano il dialogo anche nel riferire un dialogo. Ecco, quindi insomma, eh, questi sono i motivi per cui trovo interessante, ma ce ne sono altri ancora più, 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 più che cito brevissimamente. Eh, io spero di poter eh, lavorare, eh, se, se, ne avrò, la, la, se mi avrò questa possibilità, con degli attori professionisti. Però in generale, ecco, adesso dico una cosa che può sembrare strana e, e che eventualmente potremo approfondire. Io lavoro molto sulla preparazione degli attori. E non di meno lavoro per tenere viva l'impreparazione degli attori. Gli attori devono essere per un verso molto portati a essere dentro la storia che si racconta e peraltro a essere impreparati. Di fronte alle scene, alle singole scene che bisogna poi girare, un po' come nella vita. Noi conosciamo qual è il contesto, il percorso, ma non sappiamo cosa accadrà tra poco. E quello che diciamo non lo diciamo recitando un copione. Ecco allora, a me piace e mi sembra è una via possibile che anche l'attore nel momento in cui deve pronunciare una battuta non abbia già in mente il tono da dare a quella battuta. Ecco, io mi adopero perché quel tono e quella battuta emergano senza... Quasi senza che ci sia una consapevolezza e una deliberazione. Devono, queste battute devono emergere, eh, direi, malgrado la consapevolezza dell'attore. Ecco perché, prima ne stavamo parlando, eh, io adopero, mi avvalgo di me, metodi. Perché uso il plurale metodi? Perché eh, i, ogni metodo, in genere vale poche volte. Ogni metodo vale finché non è chiaro. Dal momento in cui quel metodo è chiaro non vale più. Bisogna trovarne un altro. Anche i metodi devono essere di volta in volta inventati. Però ecco, ho un metodo che, ad esempio, mi sono trovato <ride> così nel fare, a, 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 a mettere in atto è quello di, eh, durante questo film, è nel momento in cui l'attore sta per dire una battuta, chiedergli una cosa che non ha senso, ovvero di dire quella battuta senza parole. Ecco, io, allora, l'attore sta per, io sollecito, di, faccio capire che è il momento di dire di, o di fare qualche cosa, però a quel punto anche così un po' bisbigliando, a volte il regista bisbiglia, a volte il, il regista invece usa una voce un po' forte, e gli chiedo, sì, ma senza parole, e a quel punto l'attore non sa che fare, e, e siccome non sa che fare, dopo un po' che vive questo disagio, allora io sollecito e dico, la battuta, dai, insisto. E nel momento in cui di nuovo sta per dirla, gli dico senza parole, finché questo disagio diventa incontenibile. È ecco, un modo per, come dire, esasperare un conflitto e portarlo fino al punto in cui quando quella battuta verrà pronunciata, finalmente quella battuta non arriverà dalla mente. E dalla preparazione o dalla, dalla memoria del copione o del testo a cui ci si riferisce, ma arriverà a quel punto senza più alcuna come dire, consapevolezza, scaturirà diciamo dal cuore. Grazie. La figura di Isaia, ne abbiamo parlato prima, eh, voce fuori campo, le parole del Salmo del servo sofferente mi sembra serve molto bene come una, una cornice ermeneutica per capire un po' tante scelte che lei ha fatto nel film la scelta dell'attore e del, della narrazione di, eh, di Gesù per esempio e cosa l'ha ispirato? a inserire Isaia all'inizio all e alla sì. fine? Dunque, posso dire questo, questo, che è inizialmente... Chi è l'attore che ah. fa Isaia? Ah, dunque, intanto l'attore che fa Isaia e di cui sentiamo solo la voce è mio padre, col quale ho lavorato per anni. Eh, per anni e anni, eh, non credo che non sia trascorso un giorno per anni e anni in cui noi non ci siamo incontrati, o non potendoci incontrare, non ci siamo sentiti per telefono, magari per comunicarci una parola, una piccola idea, un'invenzione. È stata una Posso dire veramente una bellissima avventura che mi ha permesso oh, di stabilire con mio padre, ormai insomma, un bel po' avanti con l'età, perché mio padre se n'è andato quando il film era quasi concluso, quasi centenario, avrebbe dovuto comparire in video, non è stato possibile. È rimasta questa voce che era una prova e io ho ottenuto questa. Um, e, e sì, insomma, quindi questa è, è stata la collaborazione con, con mio padre. Che eh, era anche un professore, era stato professore di greco e latino, quindi a volte su ogni sulle singole parole se abbiamo fatto anche ricerche, siamo, ci siamo abbastanza. Insomma, Um, ma soprattutto, insomma, è stato un modo per stabilire anche un, per condividere un'avventura un appassionante. Benissimo. Avrei un'altra domanda riguardo alle cosiddette ripetizioni, eh, cosiddette dico, di episodi, di dialoghi, di situazioni. E alcuni critici le interpretano come versioni leggermente diverse. Tratti dai diversi Vangeli, eh, il suo sottotitolo del film è ehm, Dai Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, diverso per esempio del titolo del film di Pasolini, diverso del tipico film che non nomina i, gli evangelisti, ma fanno una specie di, di pasta di tutte le versioni. Certo. E, io avrei un'altra un proposta da farti, eh, suggerito da un mio collega che insegna eh, Giovanni. Eh, è possibile che ci possiamo permettere di interpretare il film come dimostrando almeno alcuni tratti della situazione pre-evangelica, cioè prima dei Vangeli, proprio all'inizio, inizio, inizio della tradizione orale, il momento nel quale non c'è ancora la, la struttura teologica per dare ordine ai vari fili della tradizione che entrano in uso eh, quando arriva poi la, la struttura teologica. Molte cose che non sono del tutto chiare nel film diventano chiare. Basta che una o due persone nel testo evangelico dicano il suo sangue sia su di noi, è, ma il film dimostra che molte persone l'hanno detto. Situazione pre-evangelica? Beh, lì io sono rimasto al, al, al testo. Oh, eh, eh, che mi pare reciti e eh, eh, tutte le folle eh, gridarono oh, il suo sangue ricada su di noi quindi c'è una pluralità il Vangelo eh, richiama una pluralità di voci che pronunciano oh, questa, uh, questa frase questa naturalmente io so bene che beh, so, so anch'io diciamo che è una frase che è stata che non controversa, che è stata oggetto di tante anche di sofferenze perché è stata interpretata quasi come una, una predestinazione, una condanna, ecco. Però a mio parere, senza insomma per dei motivi che io non, 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 a cui io non trovo riscontro perché eh, tutto, oh, tutta la rappresentazione è dentro un teatro che è quello della Palestina eh, ebraica eh, in cui eh, i cattivi per così dire e i buoni e Gesù compreso sì. <ride> per primo sono tutti appartengono a quel mondo no, e d'altra parte quello è un mondo oh, che è letto, oh, che, che, ha, che però oh, oh, si, est si, est si estende idealmente a tutto, a tutto il mondo e a tutta l'umanità. No? E quella frase in particolare, io l'ho trovata e la trovo meravigliosa, mer cioè o terribile per un verso e meravigliosa per l'altro. Terribile! perché ha in sé anche la sfrontatezza dei, di coloro che compiono una violenza nel così, pronunciare questa sorta di sfida, ma la trovo anche bellissima in quanto richiama qualche cosa che è assolutamente vera e che... Era, è sempre stata vera e che oggi continua a essere vera e che forse anche se non ce ne rendiamo del tutto conto, noi oggi tante volte pronunciamo questa frase, perché quando ad esempio pensiamo ai disastri del pianeta o, o, o alle conseguenze di, tante, eh, di tanti conflitti eh, sociali, siamo consapevoli e ricordiamo noi stessi, ma quali saranno le conseguenze per noi e ancor più forse per i nostri figli? Perché ogni azione buona, come ogni azione cattiva, che noi lo vogliamo o no, e non per una maledizione, non per un volere punitivo ma per una legge di natura. Ogni azione buona ha delle conseguenze buone per noi e per i nostri figli e ogni azione cattiva lo stesso per noi e per i nostri figli. Ecco, quindi si richiama qualcosa di molto importante e molto vero che mi è sembrato da, ecco, meritevole e importante richiamare. Questa, su, su, su eh, però le tue domande sono tante, sì. quindi chiedo scusa. Sì, sì, sì. Eh, il Gesù del film è, è del tutto unico nella tradizione, no? perché poi tra l'altro vediamo che l'attore che interpreta Gesù, è Fiorenzo Matu, sì. ah, Matu. Eh, in parte non è un, diciamo, un Gesù mh, tradizionale. No? Eh, per esempio la presenza di Gesù sullo schermo eh, in suo re è notevolmente minore sulla presenza scenica, eh, cioè vediamo, vediamo e non vediamo Gesù. Invece eh, nel Vangelo secondo Matteo la passione di Gibson è continuamente sullo schermo. Ci può spiegare questa scelta? Certo. Oh, oh. Fare un film su Gesù <ride> <ride> è, è, comporta... Molti interrogativi, no? ovviamente. Eh, certo, come, eh, insomma, come rappresentare Gesù? No? Chi potrà rappresentare Gesù? Gesù è, è il personaggio così complesso eh, che, 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 che sappiamo, eh, e forse anche molto di più di quel che sappiamo. Eh, ha una natura duplice, eh, è umano e divino. Uh, è, è un, un filosofo, è un leader a volte impetuoso, a volte mite, insomma, ha una tante qualità che certamente è difficile trovare in una persona. Quale può essere l'interprete in grado di riassumere o di rendere in modo accettabile, verosimile questo, questo complesso di qualità così? È straordinaria. Ecco, eh, la soluzione a cui viene da pensare, la migliore, che poi io sono stato un po' lì in bilico, eh, è quella di non mostrarlo. anche un po' come dicevamo prima del il cinema che mostra o che non mostra. Eh, forse la, la, la rappresentazione migliore di Gesù è quella che è, è non farlo vedere. D'altra parte, tante scene non vengono mostrate nel film. Eh, io per questo devo dire ho trovato conforto anche in, una, in un passo che mi ha, mh, così mi ha, mi ha colpito mi ha, e mi ha fatto riflettere, che è contenuto nell'esodo. Eh, C'è un passo dove, eh, in cui eh, Mosè eh, esprime, sale sul, sul Sinai, eh, chiede, si rivolge a Dio e chiede due desideri. Chiede uno Chiede a Dio che perdoni il suo popolo <coughs> per avere <coughs> adorato un vitello d'oro. E l'altro desiderio di Mosè è poter vedere la gloria di Dio, poter vedere Dio. E Dio acconsente il primo desiderio, ma sul secondo gli dice: No, tu non potrai vedere il mio volto perché non si può vedere il volto di Dio. Tu mi vedrai che passerò, ma mi vedrai da lontano e di spalle, perché quando sarò vicino io ti coprirò il volto. No? Ecco, questo mi è sembrato richiamare qualche cosa che è un principio che vale per ogni mistero. I misteri non si possono mostrare. Lo spettatore va al cinema, spesso dove ci sono sedie o poltrone più o meno comode pensando che finalmente questo, questo, questo meccanismo o così questa macchina eh, relativamente moderna che è il cinema gli permetterà di vedere finalmente le cose altrimenti invisibili. Renderà finalmente visibili i misteri. Ma questo è lo spettatore, a volte è deluso se questi misteri non vengono mostrati. Ma quei misteri, in realtà, non possono essere visti o, diciamo, ritrovati altro che in noi stessi. Ecco perché, così come è richiamato nell'esodo, Oh, Dio chiude gli occhi a Mosè perché in quel chiudere gli occhi c'è come dire un richiamo a guardare dentro di sé è dentro di noi che dobbiamo ritrovare quell'immagine che altrimenti sarebbe irrappresentabile. No. Eh, ecco quindi. Eh, allora, insomma, io ci sono tante tanti ragionamenti, tante riflessioni, eccetera. Però adesso eh, vado sul pratico e, e la faccio breve, dico, dico soltanto una cosa. Inizialmente quell'interprete, quello che eh, noi vediamo in questo film nella parte di Gesù, inizialmente nella prima settimana di riprese faceva un'altra parte: faceva Giuda. Io da anni no, pensavo a quell'interprete nella parte di Giuda. Ma non, attenzione non perché fosse brutto o non bello, no, perché io ho sempre riconosciuto a quell'interprete una, una parte, un, qualche co, un, 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 un carattere o, o, o un qualche cosa di molto doloroso. E, 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 ecco, che mi sembrava si adattasse alla, a, o che potesse adattarsi alla rappresentazione di Giuda. Se non che, cosa succede? Iniziamo le riprese. E noi allora c'è un Giuda, o meglio, un interprete di Giuda, scelto per l'intensità. E c'è un interprete di Gesù scelto invece, quello che poi ritroviamo tra uno degli Apostoli, quello che fa Giovanni, scelto per la bellezza. E cioè questo è risultato un criterio assolutamente sbagliato perché. Tutte le attenzioni in realtà si polarizzavano su Giuda, a discapito di Gesù, no? sull'interprete di Giuda piuttosto che su Gesù. Ora lì io mi sono reso conto che questo, questo, questa impostazione, cioè pensare a Gesù innanzitutto come bello, o meglio, come bello esteriormente, è sempre stato un errore. È stato un errore e che io credo abbia disturbato tutte, tutti i film eh, su Gesù, eh, meno la pittura, però sicuramente i film su Gesù. Gesù non può essere eh, scelto per l'aspetto esteriore, anche perché c'è da chiedersi, ma è necessario, ha senso, ha qualche ragione che quell'uomo o quell'essere umano e divino oh, così immenso debba anche avere il corpo di un atleta, a che servono quei muscoli? A che servono quei capelli riccioluti? Ma quei capelli riccioluti, biondi, quegli occhi spesso azzurri, io li considero una... Un po', adesso esagero, una, una, un modo per esprimere poco, per, non, per dare poca fiducia al, al pubblico, per considerarlo incapace di guardare oltre questa apparenza. Ecco, allora si sono cominciate ad aprire delle riflessioni. Adesso e ho pensato ad alcuni grandi Personaggi che noi abbiamo conosciuto, eh, ho pensato a Gandhi. Ma Gandhi, come il cinema oggi rap avrebbe rappresenterebbe Gandhi se noi non avessimo conosciuto Gandhi e non sapessimo com'era Gandhi, guardate, oggi il cinema, secondo questo stereotipo, secondo questa pretesa di identificare la grandezza interiore con il corpo di un atleta, mostrerebbe Gandhi con grandi muscoli pettorali, con bicipiti robusti e con molti capelli. Ma Gandhi era tutt'altro, perché noi sappiamo com'era. Era calvo, era piccolo, era sdentato, era un po' gobbo, con la sua capra, eccetera. Eppure era amato eppure era l'eroe meraviglioso seguito da milioni di persone ecco, questo. ma altri prima citavo, ad esempio mi viene in mente ecco, madre Teresa di Calcutta ma come ancora è, aveva bisogno di essere una donna avvenente per essere quello che era no, ecco allora il richiamo e forse il senso di questa scelta che non è naturalmente l'unica scelta possibile è quella di richiamarci a qualche cosa che vada al di là delle apparenze esteriori e soprattutto richiamare la necessità di eh, scoprire, di riconoscere, direi, ecco, il bene o il male al di là dell'aspetto del nostro prossimo. Noi non possiamo pretendere e aspettarci che gli eroi abbiano anche un aspetto oh, atletico e che si presentino nella veste di eroi. Gli eroi a volte si, si manifestano nel modo che meno ci aspettiamo e anche il bene si manifesta nel modo che meno ci aspettiamo e così il male naturalmente. Ecco, quindi eh, questi riconoscimenti Esigono la, che noi non ci si fermi a qualche cosa che in, in, riguarda l'esteriorità e che richiede una nostra attenzione, al di là di ogni pregiudizio e attesa, per scoprire, per scoprire Gesù laddove si manifesta, forse anche in modo inatteso forse nel nostro prossimo che c'è vicino, forse nei panni anche di qualcuno a cui altrimenti non daremmo importanza. Sì, sì. Dunque, se ho ben capito, ci sono due tendenze. Una che tende, diciamo, a ravvicinare, a evidenziare qualsiasi sentimento, senso del terrore, della sofferenza, eccetera. Un'altra, quella interioristica, mi sembra di aver capito che se quelle invece di suscitare il tutto dal profondo dell'anima dello spettatore. Due domande le volevo fare: una è questa, se ho ben capito, insomma, il film è stato girato in Sardegna, sulle montagne. Perfetto. Mi chiedevo se esiste, una, se io sono stato in Sardegna, ma non in De la Santa. Se esiste una similarità fra questa conformazione molto rocciosa delle montagne della Sardegna con quella della della De Santa. E poi la seconda è. Giuseppe, per esempio, non c'è mai la presenza di Giuseppe, ma no? perché Giuseppe era già morto quando ci sono le vie donne ad assistere Cristo? Ma cioè, eh, ci sono molte cose che non sono state rappresentate, ci sono delle semplificazioni eh, e quello che non c'è, <ride> per quello che non c'è è che non è stato. In alcuni casi non è, non è stato possibile mostrare, in altri casi non, non, si è, non abbiamo voluto mostrarlo. Ma non solo Giuseppe, ma ad esempio per dire la resurrezione, per citare un episodio cioè, tutt'altro che ecco, insomma, assolutamente imprescindibile, ecco è annunciata e eh, anche questo ri, rimanda un po' all'immaginazione. Ecco. Uh, però se mi permette una battuta soltanto sull'altra domanda, uh, dove eh, se c'è analogia tra il paesaggio sardo, o in, diciamo in generale la Sardegna, e la Palestina. È esatto. Allora, forse ci sono delle analogie, eh, ma queste analogie non sono, a mio parere, necessarie. Il senso non è la somiglianza, non è che è stato fatto in Sardegna perché la Sardegna somiglia alla Palestina. No. La, è stato fatto in Sardegna perché la Sardegna è un altro posto rispetto alla Palestina. Il film, noi potevamo girarlo qua, in quest'aula, perché quella storia, la storia che si narra nel Vangelo, noi la possiamo ritrovare ovunque, la possiamo ambientare ovunque. Allora ci può essere una, un racconto storico, il racconto. Può essere impostato in modo storico e quindi raccontare i luoghi e i tempi storici. Oppure il racconto può essere un'altra cosa, può essere ritrovare quella storia nel nostro tempo o in un tempo vicino a noi e in un altro luogo, perché quella storia vive ovunque: è ovunque, è in noi, è nel nostro prossimo, è c'è, e si. E la ritroviamo nella nostra esperienza della vita, altrimenti non avrebbe neanche senso eh, ripercorrerla. Cioè non è, come dire, sapere una cosa che è accaduta duemila anni fa. No, è ritrovare qualche cosa che in fondo testimonia del nostro tempo e della nostra società. E guardi, <coughs> è l'operazione che il cinema, forse Pasolini è stato lì così un po', in, in, ecco, però in generale il cinema non l'ha fatta questa operazione, mentre invece la pittura ha sempre fatto questa operazione. Eh, chiedo scusa per, ecco, sì, perché prima abbiamo un po' chi chiacchierato sì, proprio sì, di questo sì. argomento, ma se voi andate, e vi invito a farlo, a sfogliare un libro di storia dell'arte, con particolare riguardo alla stagione più importante della storia dell'arte europea, ovvero il Rinascimento, voi nelle migliaia di opere che raccontano scene tratte dal Vangelo non troverete mai traccia della Palestina. Quelle rappresentazioni mostrano sempre le, i racconti del Vangelo trasposti nei nel paesi e nel tempo di quegli artisti. Innanzitutto volevo dire ringraziare perché ogni volta che si può vedere un film con il regista è una grande opportunità, ma soprattutto è qualcosa che senti vivo. Eh, che il qui e ora gli dà un'emozione un grande. E poi due pensieri mi erano sorti: il primo già svelato perché la dedica a mio padre in un contesto così intimo eh, dove c'è un figlio e quindi c'è un padre, insomma, mi aveva. Ehm, Catturato, insomma, eh, conoscere il nesso e quindi la ringrazio che ce l'ha già svelato. Eh, l'altro pensiero che mi veniva rispetto alla violenza e al mistero non visto, e soprattutto la violenza, perché poi il mistero è un mistero, però il non visto ma soprattutto eh, evocato dal, eh, dallo sguardo dell'osservatore di chi eh, è presente e e lo lascia sentire piuttosto che vedere, e è bellissimo, e è veramente una, un modo per, per prendere veramente contatto. Però mi chiedevo questo: che non è una, assolutamente non è una provocazione, però era una, una riflessione. Diciamo funziona in questo. qui funziona tantissimo perché penso che mh, lo permetta il contenuto del film, nel senso che è una storia che si conosce. Eh, per cui non occorre vederla, ma è, è un, diventa invece un'opportunità per elaborarla, per eh, prenderci contatto. Eh, ma nei film dove eh, non si conosce la storia, perché è un film eh, ideato, inventato o comunque proposto per la prima volta, dove non c'è un libro, non fa riferimento a un libro, insomma, un film che non si conosce. Eh, Poter vedere diventa un modo per non costruire fantasmi e mostri che invece di farti prendere contatto eh, con le emozioni e le paure, eh, diciamo, le, eh, te ne allontani. Ecco, era un po' questo. Eh. Quindi eh, in questo caso è bellissimo, ma in altri forse è necessario vedere. La ringrazio. Eh. Perché, eh, ecco, lei dice, è, non raccontare tutto è possibile in questo caso perché la storia è nota. Ed è vero, eh, quando, anche quando si va in chiesa a, a seguire una messa, eh, non c'è racconto lineare. Eh, cioè il sacerdote apre. Il Vangelo e legge un passo ed egli venne e disse, no, e legge una cosa. E tutti accolgono questo frammento, sapendo che è un frammento, non è che ogni volta si racconta dalla nascita alle predicazioni, alla morte e via dicendo, no, si racconta un pezzetto. Ecco, oh, ora questo, è questo tipo di narrazione non lineare. Per frammenti. e certamente, come lei giustamente eh, eh, sottolineava, eh, più facile eh, da accogliere nel caso di una storia di cui comunque si sa. Una lettura che così, questa però è una metafora che mi è stata suggerita, ma che riporto perché mi sembra interessante, eh, ecco, è che eh, questo racconto possa essere accolto come eh, come un affresco, come, o meglio, come i frammenti di un affresco che, di, che pervengono a noi eh, parzialmente. E, e quindi, eh, certo, non, senza stupirci eccessivamente se delle parti mancano, capire e magari invece riconnettere. Però, ecco, al di là di questo, voglio dire invece un'altra cosa. <clears throat> E richiamare su questo una riflessione che qua adesso non può essere portata a compimento, è soltanto uno stimolo. Nel, già nel Vangelo tutto è annunciato, tutto rimanda a qualche cosa che è stato detto o che accadrà. Quindi, ovvero quello che in termini, chiedo scusa per questa. Per questo, 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 se passo al linguaggio cinematografico, a quello che nel cinema si chiama flashback e flash forward. No? Ecco, quindi eh, la morte rimanda alla nascita, alla rimanda, eh, tu, tutti i momenti sono, sono tra di loro collegati. Questo è già nella narrazione che è nel Vangelo, ma questo è anche nella vita. Ogni istante della vita, della nostra vita, ha in sé quello che è accaduto. Ecco perché ogni istante ci dice molto di più di quel che accade in quel preciso momento. È in grado di, di farci intuire o di evocare anche altro che è accaduto e che forse accadrà. Non necessariamente perché le cose che accadono sono anche frutto delle nostre scelte, delle nostre volontà. Però ecco questo volevo dire, che ogni istante... E comprende in qualche modo il passato e in certa misura il futuro. E d'altra parte, certo, eh, chiudo: eh, pensiamo alla pittura. La pittura ci mostra degli istanti, non è dinamica, no? anche se a volte ha in sé delle rappresentazioni, possiamo definirle in divenire. Ecco, mostra un istante, quegli istanti sono istanti comprensivi di qualche cosa che precede e che, e che segue. Ecco. Oh, questa è, eh, secondo me, la riflessione che bisognerebbe fare. E quegli istanti sono in un certo senso eterni. Sono istanti che escono anche fuori dal divenire, permangono. Quegli istanti vivono per sempre. Ecco perché si ripropongono, entrano in noi, fanno parte del nostro immaginario e tornano a vivere sempre punto. Grazie. Eh, mi chiedevo questo, il film è molto bello, anche se bello non è la parola che dice tutto del film, nel senso che eh, come ha spiegato lei a volte eh, si lascia molto allo spettatore, però spesso lo spettatore impreparato difficilmente riesce a cogliere, nel senso che a volte passando da flashback... Eh, andando avanti e indietro con le immagini collegate, a volte è molto difficile per persone che non sono eh, avvezze al cinema, nel senso che sono abituate a un certo tipo di cinema, quello hollywoodiano per capirci. Allora, una domanda che forse magari non c'entra proprio col film, se casomai si dovesse trovare di fronte a un pubblico ignorante, nel senso che non ha una sensibilità cinematografica come introdurrebbe il film per aiutarli a capirlo? Prima di vedere il film, non dopo ma eh, non ho, Guardi, in realtà vede, lei adesso ha fatto riferimento a, a un pubblico preparato e a un pubblico impreparato, no? Ho colto e, o piuttosto che ignorante. Eh, a dire la verità, io ho la sensazione che le difficoltà ad accogliere una certa, a rapportarsi a una certa immagine o rappresentazione o discorso possano ugualmente provenire o essere alimentate le difficoltà, sia dalla impreparazione, che in qualche caso anche dalla diciamo preparazione, perché in realtà che cosa succede? Che a volte la difficoltà a, ad accogliere, cioè in certi casi dipende dal, dal fatto che l'opera può non meritare nessun accoglimento, quindi intendiamoci, questo va premesso, però eh, dipendono molto anche dalle nostre attese. Allora, se noi ci mettiamo di fronte a un'opera invece senza avere delle attese, no? quindi come dire con uno sguardo anche eh, più orientato, come se, se, se fosse eh, un'opera ritrovata, di cui non sappiamo, e di cui non dobbiamo trovare le aderenze, ma dobbiamo scoprirle, dobbiamo ipotizzarle. Ecco, allora forse questo gioco potrebbe magari indurci a, a, ecco così, a, a transigere su quello che eh, magari non, no, non corrisponde o che non ci sembra immediatamente rispondente e quello che invece ci sembra uh, rispecchiare perfettamente qualche, qual, qualche cosa che è noto. Eh, però ecco, posso dirle veramente questo, che in generale... Eh, non sono molto eh, bravo a presentare <ride> il film, eh, ehm, così ehm, qualche volta ehm, anche, anche i miei commenti ehm, a volte sono felici, cioè riescono a, 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 a soddisfare eh, un'esigenza di, di non di chiarimento ma di... Così, di stimolo di, o di possibile risposta, altre volte no, perché, quindi chiedo scusa se forse non, ho, non sono stato, però insomma. Innanzitutto mi complimento per la bellissima fotografia che ho trovato veramente eccezionale, c'è cioè la sequenza iniziale in cui queste nuvole accarezzano la montagna, ho tutta la cura che lei mette Diciamo, nel rappresentare i personaggi, io ho notato che usa quasi una, una luce caravaggesca. Ecco, volevo sapere quanto diciamo, tutto questo, quindi anche le riprese in esterni con una, quelle condizioni climatiche, l'uso delle luci nei primi piani, ecco, quanto tutto questo ha influito sulla lavorazione del film in termini di, diciamo, di durata. E poi, una curiosità sul finale: ecco, l'utilizzo della musica di commento, diciamo, ecco, questo apporto extra diegetico che lei ha detto prima in genere non usa ecco, però nel finale l'ho trovato un pochino ecco, strano mh, diverso da, da tutto il resto del film in cui c'è una ripresa a spalla musica, dal, eh, suono dal vivo ecco questo cambio finale immagino il motivo però ecco, volevo un suo commento su questo, grazie sì certo le, 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 per me questa, eh, questo è il secondo film che faccio Uh, ho fatto molti documentari è, è, è soltanto il secondo film. E dopo avere essere arrivato a questo punto, che mh, per me questo film è, è, è intimamente lo avverto come un'opera non uh, del tutto compiuta, ma uh, dopo questo secondo film ho avuto l'impressione di dover ancora fare il primo film. Ecco, mentre dopo il primo film, quello che avevo fatto più, più di dieci anni fa, che era Arcipelaghi, pensavo che avrei a quel punto dovuto fare un secondo film, dopo questo mi sembra che devo fare ancora il primo. Perché? Perché tali sono state per me le, 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 le scoperte e eh, 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 le esplorazioni... Eh, nella, nel, in tutto quel che concerne la rappresentazione e l'immagine che sento oggi il grandissimo desiderio di poter approfondire questo. Intendiamoci, eh, tutto si iscrive eh, dentro un percorso che probabilmente è anche eh, è, è di, ampi, è di ampio respiro ed è storico. Ed è quello, anche questo è un argomento che prima accennavamo, oh, di evoluzione della estetica, cioè della, di quello che noi oggi possiamo considerare bello rispetto a quel che si considerava bello in passato. Ci sono insomma diverse opere, diversi studiosi che hanno, si sono soffermati su questo. Eh, io a posteriori ho oh, sono in corso in alcune letture che mi hanno molto eh, stimolato a questo proposito, Ho mi sono reso conto che sì, forse davvero eh, la bruttezza è sempre stata una sorta di complemento rimosso della bellezza eh, che invece si manifestava nelle sue forme canoniche o quelle, ad esempio, per intenderci, dell'arte classica, quella... Ecco, in particolare quella greca, dove tutto rispondeva a dei moduli che variavano. Certo, le, le proporzioni eh, di Policleto non sono le stesse eh, di quelle delle, delle, non so, degli, degli, degli alcuni autori successivi, eh, variano alcune, alcune cose, però eh, sostanzialmente sono, si attestano su un'idea di bellezza. A, Così, che eh, suscita eh, immediata, che, 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 ecco, che non contempla e eh, anzi addirittura esclude quello che invece eh, è anomalo eh, eh, o, o ha tratti eh, che possono essere eh, eh, in qualche modo considerati brutti. Diciamo. Col tempo invece la cosiddetta bruttezza <coughs> comincia ad affacciarsi è a trovare una sua legittimità, anzi una sua necessità. La, la cosiddetta bruttezza diventa un, un elemento eh, eh, necessario a come dire, sostanziare la bellezza di intensità che altrimenti rischierebbe di essere patinata. Quindi tutto questo probabilmente sta dentro un percorso. Eh, che oggi probabilmente va a ah, ah, compiendosi e, e riaprendo poi ulteriori nuovi scenari eh, però ecco nel, eh, nel, nel film eh, eh, io ho potuto esplorare tante cose ad esempio l'interesse per la sfocatura l'interesse per una macchina che traballa che si muove l'interesse in generale per tutto quello che non risponde al dovuto perché il cinema come in definitiva qualunque arte ha una sua grammatica e ha un suo codice che si evolve e che il cinema che è un'arte piuttosto conservativa tende a, a appunto a rispettare il cinema si ha l'impressione che oggi debba ancora assorbire l'esperienza dell'impressionismo. Eh, ecco Ancora non ha. così considera un errore qualche cosa da omettere, una sfocatura. È lo spettatore che è influenzato. Ecco dove, tornando al ragazzo che prima faceva quella domanda, dove a volte. Il sapere lì può diventare anche un limite all'accoglimento, no? ecco, ovvero le attese, noi ci aspettiamo che le cose siano sempre perfettamente a fuoco, siano sempre perfettamente illuminate, siano sempre perfettamente colorate, eccetera. Ma eh, eh, ecco se noi eh, invece come dire, eh, allentiamo le redini per così dire. Eh, di queste nostre attese scopriamo che altre possibilità si affacciano e rendono possibile il godimento della bellezza e che, e che evidentemente ha contorni molto più, più ampi ehm. È stata, posso dire e concludo eh, che l'esperienza è stata molto interessante proprio sotto il profilo della, della ripresa, eh, in particolare il ricorso a una seconda unità di ripresa, eh, perché ehm, io ho lavorato con una seconda unità di ripresa che ho affidato a un grande fotografo, Uliano Lucas, che è uno dei fotoreporter italiani eh, considerato tra, tra i più grandi e che inizialmente era presente sul set solo per fare delle fotografie e poi invece gli ho chiesto, ho detto Uliano, tu che non hai mai usato una macchina da presa, cosa ne dici se ti, ti, ti passo un operatore e, 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 fai, e fai tu un'altra un ripresa? Lui ha detto va bene, mi piace. Uh, Uliano Lucas è un uomo che è, da un, che è vicino forse agli 80 anni, lo dico perché eh, i giovani sono il nostro futuro, sono la vita, sono meravigliosi, adoriamo i giovani, ma non di meno quelli che sono meno giovani e che però hanno altra giovinezza o altre risorse che, e cose che ci possono dare. E a quel punto però ho posto una condizione a, a questo grande maestro della fotografia che si prestava al cinema. Gli ho detto, gli ho detto Uliano, ok, tu allora guiderai una seconda unità di ripresa ma a una condizione, tu, io, eh, tu non dovrai mai dirmi quello che farai eh, e io non ti darò mai un, eh, spazio perché tu possa fare il tuo lavoro, io ignorerò il tuo lavoro, tu dovrai ritagliarti degli angoli dove è possibile che non disturbino me, per il resto sarai libero e io non voglio sapere quello che farai». Perché ho fatto questo? Perché questo era molto importante per poter trattare questo argomento da sempre, come in particolare tutti gli argomenti di rilievo storico, non in una forma teatrale, non irrigidito dentro una cornice <coughs> del tutto definita, no? costruita come... Come, a te, come un teatro, per così dire, appunto tutto finzione, tutto frutto della volontà. Perché mi sono adoperato contro la volontà degli attori e contro la volontà mia? Io ho trovato degli espedienti per mettere in discussione me stesso, perché anche io ero portatore di deliberazioni e la regia invece deve essere... Scusate se faccio questo non, riferimento, non, non maschile e femminile dico, in che senso è una metafora, prendiamola come tale? Maschile nel senso che è frutto di una volontà, di un disegno, di una consapevolezza. Femminile nel senso che deve essere pronta ad accogliere, a flettersi, a essere sensibile e, e a reagire evolvendosi a tutto quel che si determina magari in modo inaspettato. Ecco, in questa dialettica dentro cui si muove, a, o a mio parere deve muoversi la regia, io mi rendevo conto che se la macchina da presa era solo nelle mie mani, per quanto io tenessi eh, morbida la macchina da presa, era il mio modo di, di usare, di confidare. Confidare, di ave, il mio modo religioso per così dire, di, usare, di impugnare la macchina da presa, lasciare che anche qualche cosa accadesse che io non sempre volevo, uno scossone, evviva lo scossone, ci stava bene probabilmente, era necessario e comunque poi quello si sottoponeva al montaggio. Però oltre a questo che non bastava, ho sentito la necessità che al mio punto di vista, che era quello della prima unità di ripresa, che coincideva con la regia e quindi anche con la direzione degli attori, imprimendo alla scena un verso. Attenzione, nella realtà, in genere, le, le cose che accadono non hanno un verso univoco, hanno, si muovono su scenari e orizzonti. Che sono sui 360 gradi, ovvero che tendono ovunque, eccetera. Allora, eh, se una scena invece, una riproduzione, una ricostruzione della realtà, che invece si impronta già a una univocità, a un verso intrinseco o interno alla scena dettato dalla regia, è già una forzatura, è già un elemento di inautenticità della scena. Allora, per spezzare questo, ho introdotto una seconda unità di ripresa con quel criterio che dovesse sfuggire al mio controllo. Ecco, per una, tra le tante esplorazioni.